Quaresima, un Dio che si ferma nella società della competizione. Ripensiamo per un attimo alla liturgia del mercoledì delle ceneri. Tutti conosciamo la celebre frase pronunciata dal sacerdote nel momento dell'imposizione delle ceneri sulla testa dei fedeli. Memento homo, quia pulvis est et in pulverem reverteris. Ricorda, uomo, che sei polvere e nella polvere tornerai. Sono parole profonde, cariche di significato, in quanto ricordano forse l'unica verità certa che sopravvive all'età del pensiero debole. Per ricordare il filosofo Gianni Battimo, il fatto che si muore. Sembra un'ovvietà, ma non è scontato, perché l'atteggiamento che si ha nei confronti della morte è in grado di definire il proprio stile di vita. Ha cioè un significato esistenziale, secondo Heidegger. Il Papa, nella sua omelia, ha paragonato la cenere alla mondanità. Lo stile di vita che la mondanità offre è come polvere. Basta una folata di vento per farla scomparire. E non ha tutti i torti. Ma cos'è questa mondanità? E cosa propone il messaggio evangelico? Concentriamoci sulla mondanità. Essa, nel linguaggio cristiano, può essere definita la città dell'uomo nel mondo, contrapposta, per citare Agostino, alla città di Dio. La città dell'uomo, anche se fondata sul fratricidio di Caino, non è qualcosa di negativo di per sé, come erroneamente ci viene richiesto dal mainstream di pensare. Il mondo è sostanzialmente neutro, perché la morale è una questione umana. È errato, infatti, affermare che il cristianesimo disprezzi il mondo, proprio perché esso parla di mondanità, ossia di un mondo dentro il quale c'è l'uomo. Rimane in un certo senso l'unica realtà autenticamente umanistica a nostra disposizione, contro quelle ideologie di cosmocentrismo panambientalistico che vedono l'uomo un intruso, un virus del mondo. L'essere polvere dell'uomo, il suo venire dalla polvere, ricordato nell'imposizione delle ceneri, afferma una realtà empirica, scientifica. L'uomo è composto di materia, è un essere come tutti gli altri che si forma dalla natura e naturalmente si decompone. Ma qui sta la scelta intellettuale e di vita che riguarda ognuno di noi nel piccolo, e la umana civitas nel grande è solo materia, ossia un complesso di cellule ed elementi chimici, l'uomo, o è qualcosa di più? Qui si inserisce il messaggio evangelico, che in senso laico possiamo definirlo una proposta di impegno. Il cristiano è intrinsecamente impegnato a dare risposte. Quelle risposte, però, che trascendono la mondanità. Viviamo nell'epoca dell'opulenza, dove il desiderio di possesso non riguarda solo la dimensione materiale. Si può possedere anche ciò che non si vede, come accade quando qualcuno si impadronisce della vita di un altro, dominandola con la costrizione o con l'inganno. In un certo senso, gli stessi social ci posseggono, in quanto succhiano via il nostro tempo, sono agenti di opulenza. Quanti di noi, scrollando con il dito il proprio telefono su TikTok, si rendono conto di aver buttato via un pomeriggio? Un'evoluzione del consumo già anticipata dal celebre romanzo Momo di Michael Ende, dove la cassa di risparmio del tempo immagazzinava il tempo agli uomini, inducendoli ad autoschiavizzarsi, autoalienarsi,
per la paura di perdere il proprio tempo, per paura che gli altri potessero portarglielo via. Stare a casa con la famiglia, bere una birra con gli amici, fare una passeggiata, tutte le relazioni umane vengono identificate con un furto, non più la proprietà, ma l'alterità è un furto, per stuzzicare Proudhon. La soluzione la propongono i signori grigi, che si prendono cura del tempo, lo mettono in banca e si rivelano poi dei ladri. Quanti oggi, nella competizione democratica, possono specchiarsi e vedere le stesse cravatte dei signori grigi? Quanti venditori di fumo nelle istituzioni? Ecco dove si colloca il digiuno. Digiunare non significa materialmente non mangiare, ma significa più profondamente fare a meno di ciò che è fumo, di ciò che viene dalla cenere e ritorna alla cenere. È strettamente collegato all'elemosina, che vuol dire sempre fare a meno, ma di qualcosa che, nonostante appartenga anch'essa alla cenere e ad essa ritornerà, ci è essenziale. Fare a meno di ciò che serve, perché il mondo, e quindi il denaro, la proprietà e tutto ciò che permette alla società di progredire, è il mezzo e non il fine della storia. È un'affermazione che innalza e riconosce al mondo la sua dignità, ma richiama l'uomo al suo essere padrone del mondo, al non lasciarsi schiavizzare o alienare dai bisogni primari per puntare ancora più in alto. Dove si trova questa altezza, questa ulteriorità dell'uomo? Nella preghiera. Altra grande bandita dal mondo, ma non nel senso di mera ripetizione di formule, non cioè nella logica della mondanità o nella preghiera come esteriorità e ricompensa dinanzi al mondo. La vera preghiera è nel silenzio, nel nascondimento. È incontro profondo negli abissi del proprio cuore, perché qui sta la differenza di concezione dell'uomo. Un cumulo di cellule, di materia, una polvere cenere che si decompone ma che racchiude in sé l'abisso. Un insondabile dove nessuno può entrare, che rimarrà sempre al di fuori e oltre il mondo, perché Dio vede nel segreto, recita per ben 3 volte il passo evangelico. La Quaresima, nella società della competizione e delle corse sfrenate verso il progresso, dove non c'è più il tempo di fermarsi, è in qualche modo un'eresia proposta dal mondo cristiano, cioè quella di fermarsi. Stare fermi, apparentemente senza fare nulla, è il terreno dove si sviluppa e si perfeziona la mondanità. È questa la proposta cristiana, il coraggio di guardarsi dentro, di fare a meno delle immagini del mondo, di rinunciare, digiunare, cioè alla propria immagine, per cercare un volto al di là del social e dell'apparenza.